Una Nuorese forse troppo contratta che non è riuscita a esprimersi. Il Palestrina ha trovato 2 gol, nella ripresa solo Nuorese in campo. Sì, sicuramente sì, abbiamo fatto un primo tempo sottotono, sicuramente sotto tanti punti di vista. Abbiamo sbagliato tatticamente perché loro difendendo a 5 ci siamo impelagati sulla fascia destra, non venivamo via da là, non giravamo mai la palla più velocemente, loro difendendoci a 5 andavano a nozze anche nelle ripartenze. Per cui è stato compito mio alla fine del primo tempo dire di cambiare un attimino metodologia di gioco, innanzitutto ci voleva un po' più di grinta e determinazione e poi soprattutto tatticamente dovevamo far girare più la palla velocemente da una parte all'altra del campo, farli muovere di dietro, e così è stato, perché insomma nel secondo tempo ho visto la squadra che solitamente vedo ogni domenica, nel primo tempo invece ho visto la brutta copia della squadra che esiste. Secondo tempo anche insomma cinici sotto porta, nel senso avete in qualche modo finalizzato le occasioni create, forse potevate segnare anche qualche gol, ma insomma va bene così. Va bene così perché ci riteniamo per domenica a Roma, quando andremo a giocare a Roma. Mi è piaciuto, è inutile dirlo perché penso che tutti quanti siamo d'accordo, mi è piaciuto la voglia di rivalsa del secondo tempo, come non mi è piaciuto sicuramente il primo tempo, ed è strano tutto questo perché insomma nella settimana la squadra si è allenata bene come sempre, ma poi li ho visti veramente tonici, belli da vedere, fisicamente erano veramente devastanti anche negli allenamenti. Arriva la domenica e succede questo, però l'importante è che hanno reagito nella maniera più giusta possibile. È stata una settimana complicata per vari motivi, insomma la squadra forse al primo tempo voleva dimostrare insomma la vicinanza al presidente, nel secondo tempo poi vi siete sciolti e avete trovato insomma la via della rete. Beh, sicuramente è venuto negli spogliatoi e ci ha dato quell'input che sicuramente non guasta, per cui è normale che tutti quanti volevamo dedicare la vittoria al presidente, perché insomma ha passato lui soprattutto una settimana travagliata e una mezza giornata di felicità era il minimo che potessimo regalargli, per cui siamo riusciti nel nostro intento, speriamo di avergli regalato mezza giornata di felicità, perché se l'America con tutte le problematiche che ha in questo momento è giusto che possa essere un attimo felice per la propria squadra.